Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi parleremo della legge dell'uno. E andiamo avanti con la sesta densità. Ma prima di andare avanti con la sesta densità e continuare i primi due video che appunto parlavo delle densità e dei colori del chakra e così via, volevo dirvi due parole di Ra. Quindi Ra si definisce un umile messaggero della legge dell'uno. Tale legge afferma che tutto è uno e quell'uno è amore luce o luce amore o l'infinito creatore, l'unico creatore come lo chiamerà. In poche parole, tutto ha la sua origine e il suo compimento nell'uno, l'infinito creatore, che comprende tutto ciò che esiste, inclusi noi stessi. L'universo del quale siamo parte non è altro che l'uno, che fa eternamente esperienza di se stesso, e ognuno di noi non è che una parte dell'uno, solo, come dire, separati da quest'illusione del tutto. Per meglio conoscere se stessi, l'uno si è manifestato attraverso quello che Ra chiama le tre distorsioni primarie della legge dell'uno. Nel linguaggio di Ra, distorsione vuol dire manifestazione. Tutto l'universo è dotato di libero arbitrio ed è pervaso dall'amore che si manifesta sotto forma del fotone e quindi della luce, dalla quale deriva tutta la materia più densa, come sostiene anche la fisica quantistica. Ra procede poi a elencare la successione delle sette densità che appunto abbiamo visto nella nostra ottava di esistenza, nel quale evolviamo attraverso successive incarnazioni. Quindi abbiamo visto che la prima densità è il ciclo della consapevolezza, e cioè la materia inorganica. La seconda densità è il ciclo della crescita, del movimento, quindi il mondo vegetale e animale. La terza densità è il ciclo dell'autoconsapevolezza e quindi quello del mondo umano in cui siamo noi ora. La quarta densità è quella del ciclo dell'amore o comprensione, dove stiamo andando noi nel nostro futuro immediato. La quinta densità è il ciclo della luce o della saggezza. La sesta densità, dove siamo arrivati noi adesso, è il ciclo della luce amore oppure unità. La settima densità è il ciclo precedente al riassorbimento dell'uno. Praticamente è una porta verso l'ottava densità, che non è altra che corrisponde alla prima densità della creazione successiva, e che secondo appunto le parole di Ra si muove in un mistero che non possiamo ancora sondare, per così dire, anche perché Ra non lo sa, e i suoi superiori, i suoi maestri insegnanti gli hanno dato queste informazioni dicendo che tutto è avvolto nel mistero, tutto nasce nel mistero e si evolve nel mistero. Allora, dicevamo che nella sesta densità positiva tutte le polarità possono raggiungere la sesta densità attraverso il servizio agli altri, e quando un'anima, un'entità della sesta densità torna indietro nel tempo, diventa ciò che noi chiamiamo il sé superiore, per completare la sua polarizzazione attraverso la sesta densità. Quindi il tuo io, oppure la tua vera essenza,
altro non è che, sentite questa, te stesso che torni dal futuro, anche se sono miliardi di anni del futuro. Guarda quanto sei importante, che essere perfetto che sei. Un essere al di fuori dello spazio e del tempo. Ogni anima, ogni spirito della sesta densità serve come guida per ogni sua precedente incarnazione che ha vissuto, e questo gli permette di polarizzarsi ulteriormente verso la settima densità. E quindi hai capito quello che dicevo nei video che ho parlato sinora, anche in un corso in miracoli oppure nei video che faccio per la legge dell'attrazione universale, che sei un'entità perfetta, che la tua vera essenza, il tuo io che è qui con te sempre, sei tu che vieni dal futuro, sei tu che vieni da miliardi di anni dal futuro, ok? La tua vera essenza ti sta aiutando a evolvere. Ra non ha detto quanto può durare un ciclo di vita di incarnazione della quinta densità. Lui ha detto che la prima è 3 miliardi di anni, la seconda da 1 a 200 anni, la terza è 7500 anni, la quarta densità 90.000 anni, la quinta non lo ha detto, ma la sesta ha detto che dura circa 75 milioni di anni. Quindi in sesta densità abbiamo un ciclo di vita che può durare 75 milioni. Dopo questo tempo l'anima si avvicina alla fase finale dell'evoluzione della coscienza, della consapevolezza. La settima densità è il portale d'ingresso ed è associato al colore viola o il chakra della corona. Il corpo è sempre di luce. Questa è la densità finale di questa ottava. Questa è dove tutte le densità e memorie sono perdute mentre ritorni e ti unisci di nuovo con la fonte. Questo non vuol dire che perdi qualcosa, ma praticamente guadagni tutto. Non si sa come sia la settima densità perché, come Ra dice, loro non sono arrivati così abbastanza lontani da sapere. Quindi anche loro sanno questi piccoli dettagli, quelli che i loro maestri di settima densità hanno condiviso con loro. Quello che sappiamo è che la settima densità serve come guida e maestri al servizio superiore della sesta densità. Essenzialmente una settima densità è come avere un piede nell'eternità e uno ancora nelle manifestazioni. Prima che avvengano l'unità con la fonte suprema, quindi l'unità perfetta con il nostro creatore, si è raggiunta tutta nella creazione. Allora, dopo che la settima densità è stata completata, l'ottava densità è praticamente la prima della prossima ottava, nello stesso modo come le otto note musicali. L'ottava è il tono dell'inizio della stessa scala. Quindi un nuovo universo con nuove esperienze di quello che noi non possiamo nemmeno immaginare. Per darvi un ultimo avvertimento, come dire, della settima densità, Ra dice che ogni densità a 7 sublivelli e ogni sublivello a altri 7 sublivelli. È così per l'eternità, quindi non c'è una linea divisoria tra le densità perché tutto esiste sullo spettro.
ma è così che Ra ha indirizzato il nostro modo e la nostra capacità di capire in base anche alla loro capacità di percepire. Come vediamo, l'evoluzione della consapevolezza è come a scuola, gli esami che dobbiamo fare e le lezioni che dobbiamo imparare per poter raggiungere un altro livello di comprensione, come i colori delle cinture delle arti marziali. Quindi, una volta che sei stato promosso, accedi a un altro livello di studio. C'è sempre questo desiderio di continuare a evolversi, ad approfondire, ad andare avanti, a capire di più. Questo desiderio che ti spinge di andare avanti è un desiderio che il nostro creatore ha innescato in noi per poter progredire e continuare a crescere e a espandere la nostra consapevolezza e alla fine riunirci con la fonte. Tutto nella creazione, anche il cammino negativo, tutto, assolutamente tutto, torna alla fonte come lo ha generato. Quindi non solo questo non è l'unica vita che tu hai, ma è solo l'inizio. La consapevolezza che abbiamo sviluppato noi in questa terza densità è come quello di un bambino all'asilo, no? Siamo qui a imparare la natura della polarizzazione e tutto quello che significa, ed eventualmente fare la scelta tra due polarità, e in base alla scelta che facciamo faremo la progressione della nostra evoluzione, della nostra anima, del nostro spirito. E consapevolezza in base a questa scelta. Nessuna delle due scelte è giusta o sbagliata, è semplicemente una tua scelta personale, anche perché il creatore ha un'altra, come dire, esperienza, un'altra veduta, un altro tipo di comprensione, giusto? Spero che queste poche informazioni basteranno a convincervi che la legge dell'uno è forse uno dei messaggi più complessi e allo stesso tempo affascinanti che l'umanità abbia mai ricevuto, che non mancherà di appagare la curiosità dei ricercatori spirituali più esigenti. E questo materiale è meraviglioso davvero, quindi aprite la mente e non limitatevi da soli. Un altro fatto molto molto interessante è che questo contatto, che appunto ha cambiato per sempre la vita dei membri di questo gruppo, come così come migliaia di ricercatori, incluso me, questo materiale prosegue per 106 sessioni lungo un arco temporale di 4 anni. Quindi la prematura morte di Don Elkins nell'84, come vi dicevo, ha posto definitivamente fine al contatto, dal momento che Ra si era raccomandato di non provare a ricontattarlo a meno che non fossero presenti tutti e tre i membri del gruppo. Condizione essenziale per garantire contatto di qualità. Prima di concludere questo video, volevo darvi due informazioni su Don Elkins, che era un grande appassionato di scienza di frontiera e di ufologia, quindi iniziò presto a indagare su tutta una serie di fenomeni paranormali tra loro, apparentemente scollegati, quale la telepatia, ricordi di vite passate, ipnosi e gli incontri ravvicinati con entità spirituali o alieni o gli avvistamenti ufologici, quindi alla ricerca della quadratura del cerchio che gli permettesse di ricondurre tutti questi fenomeni all'interno di un quadro
coerente e unitario, proprio come ci si aspetterebbe da una mente scientifica. E quindi così si decise di dare inizio a un esperimento di contatto telepatico con entità spirituale all'interno di un ambiente controllato, usando come canali dei volontari per fare gli studenti dei suoi corsi universitari. E queste sono due parole, appunto, su Don Elkins, che invece Jim McCarthy è tuttora in vita ed è colui che è a capo di quello che è le research, cioè il loro, che potete trovare naturalmente online, il loro sito, c'è la, insomma c'è il canale YouTube dove pubblicano tutto e così via. Sono sempre aggiornati, c'è sempre tanto materiale. Quindi, e invece Carla è la ragazza che si unì a questo esperimento, che appunto si chiamava Carla Ruckart, che si è spenta nel 2015. Nel corso degli anni Don intuì appunto il grande potenziale di Carla come canalizzatore di alto livello, tanto che nel 74 si gli chiese di unirsi a lui per dar vita a questo gruppo di ricerca metafisica. Quindi, come vi dicevo prima, tale organizzazione denominata LL Research è attiva tuttora. E le sedute di canalizzazione continuano a svolgersi. Quindi nell'81 il lavoro di Don e Carla hanno avuto una svolta, quindi spinti da questa intuizione hanno chiesto a Jim McCarthy di unirsi al loro gruppo di ricerca. Quindi l'energia portata da questo ultimo membro incrementò appunto notevolmente la qualità dei messaggi canalizzati, finché il 15 gennaio del 1981, nel corso di una normale sessione di meditazione, Carla scivolò inavvertitamente in uno stato di trance profondo. Quindi in questo stato di trance profondo, a questo punto prese la parola un'entità molto speciale che disse: io sono Ra. Non ho mai parlato prima d'ora attraverso questo strumento, ma, cioè Carla, perché abbiamo dovuto aspettare che fosse perfettamente sintonizzata dal momento che le stiamo inviando una vibrazione a banda stretta. Vi salutiamo nell'amore e nella luce del nostro infinito creatore. E così iniziò questa meravigliosa avventura. Quindi di questo gruppo che a noi ci ha dato questo materiale incredibile. Allora, io spero che vi sia piaciuto e dal prossimo video andiamo ancora di più a esplorare quello che è il nostro percorso spirituale, il percorso dell'anima. Comunque oggi abbiamo imparato una cosa molto molto importante, che tu sei un'entità speciale e che il tuo io è qui con te, che viene dal futuro di miliardi di anni per appoggiare e per seguirti e per indirizzarti nella scelta che stai facendo per ogni cosa che muovi e per ogni decisione che prendi. Devi ascoltare il tuo intuito, il tuo istinto, il tuo io, e impareremo anche come farlo attraverso sia un corso in miracoli che questo bellissimo libro che ci insegna come fare a distinguere attraverso i sentimenti e le sensazioni che proviamo, appunto quello che ci indica, quello che ci indirizza a fare il nostro io.
La vita ci vive, ok? La vita ci vive. Allora, mi è venuta una cosa in mente prima di chiudere, che il servizio a sé, cioè il servizio negativo, non può, come dire, superare la sesta densità, perché l'entropia è così forte che loro non si possono evolvere oltre la sesta densità. Quindi cosa succede? Le entità orientate al servizio a sé, cioè negativamente, cosa fanno? Cambia la polarità alla fine della sesta densità. Quindi loro sono obbligati perché le entità si rendono conto che non possono più progredire oltre la sesta densità, quindi cambia la polarizzazione. Allora io mi fermerei qui, grazie di tutto nel salutarvi. Vi ricordo che se vi è piaciuto di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Grazie mille e a tutti voi una bellissima giornata. Ciao a tutti!